ho attrezzato la videocamera sul bastoncino, quello da sul bastoncino da escursione, non so come si vede perché punta proprio la punta del bastoncino della telecamera, che non è quella che si piega. Vabbè, comunque vediamo come prima volta, vediamo che esce fuori. Buongiorno, oggi è, che giorno è oggi? Giovedì 20 aprile 2023, siamo a Barbarano, oggi andiamo a visitare il parco del Marturanum, dove ci sono un sacco di roba etrusca, insomma, guardate qua, facciate una cosa, questa è tipo una vecchia tagliata etrusca, vedete, che porta sotto le forre di Barbarano, dove poi incontreremo tantissime tombe etrusche, anche il famosissimo bagno romano. Vedete che secondo me la cosa più bella della zona è proprio il bagno romano. C'è un buco per terra, si scende, c'è una scala e sbuca a strapiombo sulla fora dove è stata costruita una piscina scavata nel tufo, uno spettacolo. E mi fermo qui a parlare perché il terreno è scivoloso e mi servono tutte e due le mani, perché qui ieri a Barbarano ha piovuto. Qui siamo io, Ferruccio, Luigi e Antonella, i quattro moschettieri. Ci vediamo più avanti lungo il cammino. Ok, potete pure passare. C'è l'attraversamento di questo fiume, attenzione che le rocce sono bagnatissime, soprattutto piene di muschio e soprattutto l'acqua è pulitissima. No, no, pure le pietre sono pulite. Sì, è vero, è proprio trasparente quest'acqua, guarda. È bellissimo. Prendiamo quel sentiero che a mezza costa ci porta verso il tumulo del tesoro, poi andremo alla tomba cima, ritornando facciamo questo coso qui, vedete? Le palazzine, il caiolo dove siamo partiti noi, poi sopra qui ci sono altre, insomma c'è un sacco di roba, cioè. C'è tantissima roba qui a Barbarano, è un posto bellissimo e quindi attraversiamo il fiume. Ok, andiamo adesso al tumulo del tesoro, siamo sempre nel parco del Marturanum. Quindi c'è questa sicuramente la tomba che si è ricoperta, vedi? Non siamo noi che l'abbiamo scoperta oggi, già è stata depredata. Quindi adesso c'è questa salita che porta sopra e proprio qui sopra qui c'è questa zona chiamata il tumulo del tesoro. Ah, ok, siamo a questa tomba che forse è proprio questa la tomba del tumulo del tesoro, anche perché non ne vedo altre qua intorno, quindi il tumulo del tesoro è questo qua. Vediamo, c'è una tomba tripla, perché c'è, questa ci hanno messo il cancello, che se rubavano, non ci sa niente. A quest'altra, ma non c'è il buco, non c'è niente, poi c'è questa, c'è la lampadina, oggi si è attrezzato con la lampadina, e poi c'è questa, ore. Vedrà come posso di niente perché è tutto buio, comunque c'è ancora, c'è sta buca qui, ci hanno messo in feriata, forse non mandate qua sotto, c'è la lampadina che è qua, illuminami qua sotto, vedete che c'è sta, non c'è sta la lampadina? Illuminami un po' sotto sta buca, sta buca qui sotto, ecco, che c'è sta? No, no, sotto qui, sotto qui, non fa luce per niente, lascia un po' per le scale che scendono, aspetta, ora vediamo un attimo. Ok, altro punto di entrata per il parco Marturanum è questo, ingresso tomba cima, c'è il Barbarano Romano 40, Civita della Cesi 2.30, Necropoli San Giuliano, da qui poi anche la stazione di Tralla, 1.40 se volete col treno. Questa è la necropoli rupestre di San Giuliano, 6 e 5 secolo a.C., adesso troviamo le tombe cima, costa, rosi, regina, cervo, portico, e poi le palazzine delle chiese di San Giuliano sono le rovine. Troviamo le palazzine e la chiesa di San Giuliano, vedi, parco Marturanum, punto ristoro da là, e adesso entriamo qua, qui troviamo subito la tomba cima. Allora siamo al tumulo o tomba cima, vedete, seconda metà del VII secolo a.C., guardate che bella, c'è prima un lungo dromos che ci accompagna dentro le tre tombe, perché sono due laterali e una centrale, quindi, anzi sono quattro, una è questa, una è questa, pure qui c'hanno gli stessi soffitti, una è questa, purtroppo ragazzi c'è una lampadina, manna. Questa è bellissima, questa c'è la porta degli inferi, la vedi? La falsa porta, appena entri. Devo accendere un attimo la lampadina del telefono se ci riesco, è accesa, sì. Sì, quello le faccio, guarda che soffitto che c'è questo, guarda che soffitto, come è fatto. Poi qui c'ho più di una tomba, perché c'è una qui a sinistra, a destra, ce n'è una qui a sinistra e poi c'è questa che, guardate, questa è la famosa porta degli inferi, vedete la falsa porta scolpita sull'entrata. Poi si entra dentro e c'è sta tipo questo grosso
coso qui, guardate, questo era per il posto solo, perché questa parte qui è la parte dove veniva appoggiata la testa, quindi questa, nonostante sia grosso, se, sì, nonostante sia grosso quel posto, è per una persona sola. A me lo sembra così, perché sono diviso in due posti per le teste. Ok, io non so se si vede che la lampadina, però questo è. Mi sono scordato di portarla. Quando si va per tombe, sempre la lampadina dietro. Ok, qui inizia una, adesso da qui in poi inizia una lunga serie di tombe, c'è anche la famosa tomba Rosi. Voglio far vedere una cosa, a me io credo che sia così, perché a me mi hanno detto così, poi dopo io non lo so. Vedete, qui ci sono tutte tombe, ci sono 1, 2, 3, 4, le altre stanno lì, 2, 3. Quando entrate dentro una tomba, così mi stavo detto, poi sbaglierò, entrate in una tomba e vedete questi buchi, queste non erano tombe comunicanti, sembra che i tombaroli per passare da una tomba all'altra sfondavano, capito? Sfondavano per passare da una tomba all'altra senza alzare leva la cosa, lì non sapevano se c'era l'altra apertura o qualcosa, eh? Sentivano, bussavano, sentivano che era vuoto e sfondavano e passavano alla tomba successiva, capito? Che poi la tomba successiva non era altro che questa qua. Poi c'è quest'altra, ormai depredate di tutto, si sono fregati pure i portali, quelli che chiudevano la tomba. Ok, adesso ce ne andiamo verso la tomba Rosi, che dico che sia una bellissima tomba. Ok, siamo sempre a Marturamo, adesso siamo arrivati alla famosa tomba Costa, che è una tomba del V secolo a.C. Si tratta di una struttura funeraria di tipo arcaico, assemidato, scolpita nella roccia tufacea. Tra la vegetazione si intravede ancora la decorazione del sepolcro e ciò che resta della granitata di accesso alla terrazza dove i sacerdoti etruschi svolgevano riti in memoria dei defunti ivi sepolti. Quindi la tomba Costa, non so se questa è destra o questa è di sinistra, diciamo che sono tutte e due, se sbagliamo. Comunque qui qua ci sono i letti funerari, vedete, però c'è dentro, è allagato, quindi proprio, naturalmente voi sapete, tutta sta roba è tutta abbandonata, eh. E questa poi, attenzione questi bastoncini con le punte riporte così verso le persone dietro di te. E forse è questa, aglio grande, 1, 2, 3, 4 posti, c'è fatto pure il posto per le teste, ma non solo, queste qui ci stanno, ce ne sono altre qui, e mo vabbè, ve ne vedo altre là, un'altra laggiù. Tomba Costa. Allora, secondo me la tomba Costa è questa qua, che è bellissima, grandissima, e dentro c'è una falsa porta talmente ben conservata, guardatela, vedete? Non so se si vede, poi vi dico una cosa, ce n'è una qui di fronte a me, una qui sulla destra, anche questa bellissima, con una tomba dentro, una qui, no, quella è la destra, questa alla mia sinistra, altra falsa porta con una tomba. Il particolare sta invece di questa falsa porta qui davanti a me è che c'è la falsa porta ma non c'è la tomba. Evidentemente qualcuno non si è fidato, ha cominciato a scavare, vedete? Ha fatto un buco con la speranza che c'era una tomba nascosta di dietro. Poi scava, se ne sono accorti che c'è solo disegnata la falsa porta, c'è scolpita la falsa porta e la tomba dietro non c'è sta. Quindi questa dovrebbe essere questa la famosa tomba Costa. Ok, qui sotto qui c'è una piccola tagliata, vedete? Qua, piccoletta, che va fino a là e finisce. Ok, siamo a questa che vedete, anche pure questa con tutte e due le false porte, sembra una bifamiliare, pure questa doppia tomba con il buco in mezzo per passare da una tomba all'altra. Sembra che sia questa la tomba Rosi, ma secondo me la tomba Rosi sta più avanti, sta appena qui dietro l'angolo, perché mi ricordo, sono venuto tanto tempo fa, c'era un cartello, qui non vedo nessun cartello, quindi secondo me la tomba Rosi continua su questo sentiero qua, non vorrei sbagliare, ma continua su questo, ci andiamo più avanti, eh. Ok, e come dicevo io, eccola qua, la tomba Rosi del VI secolo a.C. La struttura esterna si presenta a dado, in parte edificata e in parte scavata nella roccia. Guardate quanto è bella dentro. Entra. Sempre con la lampadina del telefonino, eh. Allora, eccola qui, la tomba Rosi. Sono 1, 2, 3, 3 ambienti. Ci hanno fatto pure, vedi, i finestrelli hanno fatto. Più i tre ambienti, più c'è altre tombe, altri letti funebri, stavano qui, una a sinistra e una a destra. Ma quanto era lungo questo? Evidentemente mettiamo uno di qua, uno di là, perché sennò... Ecco qui. Qui ci andavano una o due persone, scavavano sempre il famoso buco per passare da una tomba all'altra. Ecco qua. Questa è la tomba Rosi.
Tomba Rosi, VI secolo avanti Cristo. Cristo non c'è? Avanti un altro. Ok, attraversamento sul fiume. Questo chiamiamolo fiume, insomma. Sembra tipo un cippo di confine a vederlo piantato lì così per terra, ma non credo che sia un cippo di confine che sta a fare qua. Si attraversa e si passa dalla parte opposta del fiume. Adesso ce ne andiamo verso la tomba della regina, il bagno romano, capito? Siamo sul sentiero 103, segnato in 103 del CAI e segnato verde, perché evidentemente qualcuno qui lo segna anche per i cavoli sua. Siamo qui, c'è questo cartello da tomba cima Barbarano Romano, veniamo da lei. Poi c'è il cammino dei tre villaggi, il CV, che io ho già fatto un anno e mezzo fa, appena sono stato uno dei primi, credo il secondo giorno dell'inaugurazione sono venuto. Una volta terminato il cammino dei tre villaggi, vi lascio un attestato come viandante etrusco che tu hai completato il giro dei tre villaggi. Io ce l'ho! Bravo! Questo qui è il sentiero che veniva dal tumulo del tesoro. Dopo noi abbiamo fatto un altro giro, vabbè, comunque portava qui, ci siamo tornati lo stesso. E adesso ce ne andiamo, aspettiamo, le faccio vedere una cosa qui. Vedete le mura qui sopra? Le mura di che cosa? Di San Giuliano, la città antica. Erano le mura della città antica. Etrusca, sì. L'antica... città etrusca di San Giuliano. Era abitata, aspetta, sta fino all'undicesimo secolo avanti Cristo. Fino all'età del bronzo finale. Del ferro, non ottavo secolo avanti Cristo. Comunque, eccoci qua, queste sono le mura. Adesso noi andiamo qui al bagno romano, alla chiesetta, poi torniamo indietro sopra. E continuiamo da quest'altra parte qui sotto qua. Prendiamo, andiamo verso la tomba della regina, le palazzine, la tomba, altre tombe, insomma. Adesso prendiamo qui sopra qua. Il bagno romano, che secondo me è uno dei più belli. Ok, dopo aver visto le mura da sotto dell'antica città di San Giuliano, di epoca etrusca, undicesimo secolo, eccoci qua. Siamo sopra, ci sono i resti, quello che rimane dell'antica città, qualche muro qua, qualche muro di là, ma niente di che, qualche cosa, qualche scavo. E tutti i sassi che hanno scavato hanno messi qui, va. Hanno fatto un mucchio di sassi qui, questi erano i sassi delle mura della città, hanno messi qua tutti belli puliti, qua morono, si hanno messi qua e qui muoiono. Ok, ed eccoci qua, siamo arrivati alla chiesa di San Giuliano, abbandonata così, non so se abbandonata perché dentro non ci si può entrare, poi puoi girare intorno, puoi entrare, puoi salire sopra là, quindi non so se è veramente poi abbandonata, comunque stavo in mezzo nascosta qui, e poi invece di qua, cioè questa ve la faccio vedere dopo. Noi andiamo adesso al bagno romano. Come vedete qua il cartello, bagno romano, c'è una particolarità, questo bagno romano voi non lo vedete fino all'ultimo secondo perché sta sottoterra. Dopo ultimamente ci hanno fatto la recinzione, ci hanno messo il cartello come vedete, ma quando prima non c'era, quando qui prima volta non c'era, aveva cercato questo bagno romano, sappiamo che stava da queste parti ma non si vedeva perché sta sotto, quindi tu arrivi lì e vedi sto buco con la scala che scende sotto. Io mi aspettavo di trovare un qualcosa, una parete tufacea. Comunque ora invece hanno facilitato il compito. Scende, vai. Ok, siamo al bagno romano. Ah, si è cancellato tutto quello che c'era. Va bene. Comunque come vedete un buco qui per terra, c'è una scalinata che scende sotto. Attenzione che è bagnata, quindi sicuramente ci hanno messo una corda. Qui, come gira subito a sinistra c'è, è scavata proprio, c'è tipo, detto questa roba c'è qui è scivolosa. Senti, metti i bastoncini girati in grasso. Sì, sennò le punte sono pericolose. No, ok, guardate che roba qui. Attenzione, poi giù è tutta fanghetta, scendi. Fabiano, chiappa al sostegno dei sin di destra. C'è pure il corrimano. Sì, tutto scavato nel tufo. Moriamo sotto e c'è una grossa vacca. Come ci portiamo? Comunque la scalinata, scavato tutto nel tufo, a questo punto dove è stato scavato, o era grotta naturale, ma secondo me è scavato, perché c'ha i pareti perfette. No, questo è stato scavato a mano. C'è questa grossa vasca, vedete? Ci sono le scale per scendere. Secondo me, dico la mia, qui dietro c'è stato un buco, c'era quella cosa delle acque, qualcosa. Dica la mia, se faceva il bagno Cleopatra qua, ho detto. Sì, c'erano sempre, anche al coperto, anche quando pioveva stavano al coperto. Qui sotto c'è la forra, come vedete, sotto qui ci passa quel fiume che abbiamo attraversato prima. Ed eccolo qua, proprio sottoterra. Spettacolare, eh? Ed ecco qua,
dopo il bagno romano, l'antica chiesa di San Giuliano. Chiesa di San Giuliano, secolo, chiesa di San Giuliano edificata nel XII secolo. Dal punto di vista architettonico è il risultato dei molteplici interventi che la stessa ha subito nei secoli. Attualmente la chiesa si articola soltanto su due delle tre navate originali e la osserviamo dimezzata nella sua profondità. Vabbè, dai. Questo è quello che troviamo all'interno, ma all'interno non ci fanno entrare, quindi accontentatevi di vederla da qua. È medievale, insomma, sì. Non è romano. No, allora ecco qua. Ah, ci abbiamo uno in Bertaolino, vedete? Sì, vabbè, aspetta, posso un attimo a far video, poi arrivo. Ma no, qui sopra c'è la terrazzetta che si può salire, eh. Guardate qui, sono rimaste le vecchie colonne, che diciamo all'interno, qui all'interno, ma all'esterno, si può entrare. E non potete entrare all'interno, giustamente, perché sennò arriva lo stronzo di turno, fa bomboletta e fa i casini. Quindi meglio così. Osservatela dall'esterno, questi sono i cartelli che indicano qui, invece c'è la scaletta, ci si può salire sopra la terrazzina. Infatti noi ci fermiamo sempre là a magna. E questa è la chiesa, l'entrata della vecchia chiesa di San Giuliano. Purtroppo, noi possiamo vedere da fuori, ma con la videocamera non so se riuscite a vedere. C'è l'altare, ci sono delle cose, dei graffiti, come si chiamano? Mi chiami i graffiti, non mi metta la parola, vabbè. Affreschi. Io ogni volta parlo affreschi. Guardate qui che c'è stavo. I libri. Cioè, tu vieni, lasci un libro, te porti via uno, ne lasci un altro, oppure vieni qui, leggi, se ti sta un'oretta qua e te leggi un libro. Ma chi ci viene qua? C'è un'anima viva. Ok, diretti verso la tomba della regina e tutto il resto dove c'è manca, passando per questa piccola tagliata. Scavata. Sembra tipo questi quando erano così, sembrano tipo acquedotti. Quei acquedotti che facevano i romani, a vederlo così poi dopo. Naturalmente questo poi è stato tagliato e l'acquedotto è stato mozzato. Che c'è qui una grotta? Che c'è? Sì, a parte qui ce ne sono talmente tante, pure bella grossa, no? Doveva essere tipo una tomba, perché vedi c'è il cosetto là, il posto funebre, il letto funebre. Ok, adesso diretti alla tomba della regina e del cervo. Il cervo sarebbe il simbolo del parco, è un cervo e un lupo che stanno dipinti su questa tomba qui, la tomba del cervo. Adesso ci andiamo. Vedete, siamo sempre qui, altri cartelli. Benissimo, prendiamo quest'altro sentiero che scende, vedete, c'è un'altra piccola tagliata che porta giù verso queste tombe qua e anche verso il punto di ritorno. Vai, vai! Ok, ennesimo attraversamento di fiume. Adesso diretti verso gli altri obiettivi. Questo è un altro film, pure lo stesso abbiamo attrezzato. Ah sì, è lo stesso che abbiamo attrezzato stamattina per la prima volta, che poi ha girato e è venuto qua. Non è il terzo film, ma è sempre il primo di stamattina. Siamo, i bastoncini la prossima volta a discorda. Ok, vediamo un po' se non sbaglio. Sulle pareti qua dietro a me c'erano altre tombe. Lì dietro, ah, eccole qua, infatti, vedi? Eccole. Ci sono un paio di... Naturalmente, evidentemente, là sopra, qui era più bassa, poi nei millenni il fiume ha scavato. Ok, adesso andiamo all'accesso inferiore della tomba del cervo. Mettiamolo dritto, così dove vanno loro. Tombe e le palazzine di San Giuliano stanno di qua, ma ci andiamo dopo. Penso di scendere da sopra. E noi siamo qui adesso, vedi? Qui c'è il pianoro del Caiolo, accesso superiore della tomba del cervo. Questa cosa so qui vi dico, guardate le false porte, sono grandissime qua. Guardate come è tutta lavorata sta cosa. Questa è una tomba a dado, dovrebbe essere, dado semidato. Eccoci qua. Adesso andiamo. Adesso andiamo a prendere. Sì, si è illuminato di notte perché c'è sta il pannello sopra, boh. C'è il pannello sopra. Che ne so? A che ne serve se non ha la corrente? A meno che la corrente non alimenta qualche videocamera nascosta qua. Ah, quella cosa più facile. Vabbè, adesso andiamo a vedere questa tomba di sotto. Che poi è da questa tomba qui che prendono il simbolo del parco, che è il lupo e il cervo. Ah, ok, andiamo alla parte superiore, sottostante la tomba, via, la parte di sotto. Siamo alla tomba del cervo, ed eccola qua, su quella parete là c'è sta il simbolo del parco. Questa è la tomba del cervo, qui è fine sentiero. Qui, vedi, fine sentiero, qui finisce il sentiero, ma io l'ho fatto lo stesso, se lo volete fare. Con un po' d'attenzione potete fare l'anello intorno a Barbarano Romano, si fa,
io l'ho fatto una volta. Oh, la tomba del cervo sta qua, alla vostra destra, se siete passati vicino manco ve ne siete accorti. Guarda che dromos che c'ha per entrare. Eccola qua. Tomba del cervo etrusco di San Giuliano. Vedete che anno è. Boh, non c'è scritto. Vabbè, ecco qua, vedi. Che dà il nome alla tomba, vi è infatti scolpito un cervo che affronta un lupo o un cane che lo sta aggredendo, sta qui sopra, dopo ve lo faccio vedere. No, quella lì è la scalinata della tomba. E su quella scalinata sta il simbolo del parco. Guarda, raga, questo è buio, mo se provo un attimo a scendere il telefonino, ma c'è poco da fare qui dentro. E come... Oh! Qui c'era qualche cinghialone, no? Ma neanche qualche busto. Solo con la... Non mi si riesce a accendere la lampadina, mannaggia la miseria, yeah. Ma guarda te, oh. Ok, si è accesa. Mamma mia, come buio qua dentro. È enorme poi, eh. Guardate quanto è grossa, perché vi devo guardare. Non ci sono letti funebri, non c'è assolutamente niente. C'è il tetto, guardate il soffitto come è bello lavorato. Ah, lui è etrusco, ah no, è Ferruccio, pensavo che era un etrusco. E questa è l'antetrusco, no, è Luigi, via. Vabbè, comunque la tomba del cervo c'è una lampadina buona. Eccoci qua, di ritorno dalla parte inferiore della tomba del cervo, andiamo alla parte superiore della tomba del cervo. Poi da sopra andiamo al Belvedere, poi ci dovrebbe stare un sentiero che porta anche ad altre tombe. Poi vediamo, poi dovremmo andare alle palazzine. Ma te non vi faccio vedere, queste sono tutte uguali, poi non c'ho la lampadina, non c'ho niente, mannaggia. Mi scordo sempre, vado per tombe e poi mi porta la lampadina. Non voglio dire quello che so, però avete già capito. Quindi c'era la scalinata che portava alla parte superiore della tomba, poi c'è stato un crollo, ha chiuso tutto, e guarda che crollo che c'è stato. Proprio chissà se hanno chiuso proprio per coso. Sì, infatti. Ah, questo sentiero che sale su è bello attrezzato, vedete? Perché a destra, sulla destra, mentre camminiamo, ci sono tutte buche e tutte tombe. Vedete? Qui mo inizia la scalinata. Fatta di legno, quindi andiamo avanti, andiamo sulla parte superiore. Ah, vedete, c'è proprio un'altra tomba, vedi, non ci ho fatto caso. Vedi, tutta lavorata. Queste sono tombe dato. Siamo alla tomba del cervo. Guardate che bel cagnolone. Come si chiamava il cane? Dharma. Guardate quanto è bello. Andiamo, Dharma, vai avanti. Non viene. No, a me mi dà retta. Perché ci sono le scale? Perché ci sono le scale che ci vedono sotto. Ah, ok. Allora, siamo sopra la tomba del cervo, la parte superiore. Ora vi faccio vedere da dove prende il simbolo il parco. Si arriva fino qui alla fine, questa è la scalinata che vedete da sotto, scende sotto, vi faccio vedere il simbolo del parco, il simbolo del parco è quello qua, vedi? Perché cos'è solo l'acqua, l'aspre, guarda adesso, vedi, ma si vede bene il cervo, vedi? Il cervo e il lupo è dalla parte bagnata, invece il cervo è rimasto dalla parte asciutta, si vede meglio, invece il lupo stando sulla parte bagnata è un po' scomparso, si vede male, mannaggia miseria, perché va... questa poi alla fine col tempo, la cosa dell'acqua, lo consuma, lo rovina. È bello che il cervo è a rilievo. Vedi? Sì, mo col telefonino gliela faccio anche con la macchinetta fotografica. Ok, siamo sulla parte superiore del cervo, della tomba del cervo. E dopo essere stati sopra la tomba del cervo dove c'era il simbolo del parco, guardate che bello, vediamo qui. Stiamo salendo, continuando a salire sopra la forra ormai. Qui ci sono due gallerie, sembrano due tombe, non so che. Ma sì, è una tomba perché da sopra è tutto lavorato, vedi? Quindi era tutto il costone lavorato, poi è crollato tutto quanto e vabbè. Quindi sono due tombe pure queste. No, perché a vedere così sembravano due grotte. E invece, ed è Antonella che ha incontrato la sua cara amica. Ok, siamo arrivati sul punto più alto della forra, viene chiamato qui il Belvedere, come volevi chiamarsi, no? Guardate che bella sta forra qui sotto, sentite l'acqua che scorre? Qui c'era anche il terreno, naturalmente ormai si è scolorito tutto, spiegava qual erano la zona che si vede qui intorno qui, ma non solo da qui il Belvedere, ma anche da quest'altra parte, perché vedo che il sentiero va di qua, quindi attenzione qua che non c'è la protezione come là, qui la protezione a valle non c'è sta, vedete? Ore. Qui davanti qui, sopra questo pianoro qui, pensate se intravede là la chiesetta, dove stavamo prima,
la chiesetta di San Giuliano e il bagno romano. E qui siamo sul punto più alto, sopra la foro, non mi avvicino più perché è tutto bagnato, scivola andate sotto in secondo, quindi ma vedete, poi che cose che da sopra non vedevo mai, quante grotte ci stanno, quante tombe, una lì e chissà quante altre ce ne stanno qua in mezzo le tombe, vedi quante ce ne stanno? Nascoste in mezzo alla vegetazione. Ci stanno sotto la parte della chiesetta. E quello qua, il fiume, io arrivo qui sotto così, gira e va dall'altra parte. Belvedere del Caiolo. Che belle da vedere qua. Siamo alla parte superiore della tomba del cervo, sui prati in alto. E dobbiamo cercare, qui c'erano delle tombe di cui non ricordo il nome. Ed erano bellissime da vedere. Ma vediamo, dovrebbero stare qua sopra da qualche parte qui intorno. Ma non mi ricordo se questo è il sentiero che scende senza vedere tombe. O è quello che porta proprio direttamente lì alle tombe. Vabbè, adesso vediamo. Eccoci, abbiamo trovato quella che cercavo, la tomba dei carri, tomba B del tumulo 1, che è una tomba che si apre davanti ai vostri occhi, che si apre davanti ai vostri occhi, è stata scavata nel 1983 dalla sovrintendenza archeologica, preceduta da un'anticamera con parete costruita da filari di blocchi di tufo squadrati e databile al periodo orientalizzante 7 secolo a.C. Localmente è conosciuta come tomba dei carri, poiché nell'anticamera furono rinvenuti cerchioni di ruote. Mancando qualsiasi traccia di scheletri o ossa, si è potuto dedurre che nella camera sepolcrale fosse stata deposta una donna per la presenza di strumenti per la filatura e di elementi decorativi di ambra, mentre il rinvenimento di armi e dei carri dell'anticamera ha fatto ipotizzare che vi fosse stato depositato un uomo. Ok, questa è la tomba dei carri, ma aspetta, ce ne sta pure un'altra tomba, ma devo andare più avanti, io me la ricordo. Questa dovrebbe essere la tomba dei carri, ma non è questa la tomba dei carri, la tomba dei carri è quest'altra. Questa qua che si vede il coso, vede il... Ah no, questa è la tomba dei letti. Allora, la tomba dei carri è questa qua. E la tomba dei letti è questa qua, che si vede qui. Oppure la tomba dei carri è quella... Vabbè, che loro non ti spiegano bene. Tomba dei carri, tomba dei letti, ci sono 3-4 tombe, poi ognuno... Comunque la tomba dei letti, se non sbaglio, era questa qui sotto qua. Sì, la che scende da qua. Questa è una di queste tombe qui che ne parlava il cartello, ma non credo che sia questa. Andiamo avanti, c'è sta quest'altra che è più grande. Ecco, allora questa è... Ah, questo è il tumulo del... Ecco, questa qui che vi ho fatto appena adesso è il tumulo del Caiolo, del VI secolo a.C. Allora, questo allora è il tumulo del Caiolo e questo qua. E fino a qui ci siamo. Ma secondo me questa qui invece è la tomba dei letti e quella sopra era la tomba delle ruote. Come si chiamava, tomba delle ruote? Vabbè. Ma che caretti, sì, caretti. Vabbè. E questa invece dovrebbe essere, secondo me, la tomba dei letti. Che è questa qua, guardate quanto è bella. Sembra, poi non si vede fino all'ultimo secondo. Fa passare un po'? Non si vede fino all'ultimo secondo, poi all'improvviso esce fuori. Eccola qua. Eccola. Questa è mantenuta pulita proprio. Guardate che scalinata che c'è stata. Attenzione alla scalinata che è bagnata. Una. Così, piano piano. Ecco, secondo me questa qua. O la tomba dei letti. O quell'altra tomba lì. Però sempre il solito. C'è scritto? Allora, tomba dei letti, c'è scritto. Allora. Purtroppo, ma non c'ho, guardate che soffitto. Purtroppo la solita lampadina che non c'ho. È stupenda, raga, è veramente stupenda questa cosa. Vedete? Un posto stava qua, uno, due ai lati e poi due superiori. Era a quattro posti. Quattro posti, queste credo che siano panchine, non so letti funebri. Bellissima, questa è la tomba dei letti. Ha letto, c'era scritto tomba dei letti, non ci ho fatto caso. No, siamo al tumulo della cucumella. Eccolo qui. Tumulo della cucumella. Qua. Quindi anche questa era una tomba. Vediamo un po'. Poi portava a vedere una capanna, strano, non l'avevo mai vista. Evidentemente l'hanno fatta ultimamente. Qui, questo è crollato normalmente, c'è rimasta la porta, però vedi, una porta che era questa, stavo mentre io, è crollata, e c'è rimasta in piedi questa qui, vedi, è fatta a volta, era fatto rotondo, come una volta era fatto, no come una volta, come una volta, eccola qua,
tumulo della Cucumella. Sarà stata una tomba pure questa. Boh, vabbè, siamo arrivati anche qui. Spengo. Oh, guardate che capanna. Oh. Io questa non l'avevo mai vista, è stata costruita ultimamente, perché io ci sono stato 3-4 volte qua e questa non l'avevo mai notata, quindi notata, c'era proprio. Un cartello c'è. Questa è una, non è etrusca, è una capanna dei pastori laziali. La capanna riporta fedelmente le caratteristiche architettoniche dell'abitazione dei pastori laziali in transumanza, quando facevano la transumanza. Veniva usata in alcuni periodi dell'anno a seconda delle Pasqua, e detta capanna è molto simile alle costruzioni di viaggi del popolo della villa Noviano Etrusco. Ah, vedi, era quasi come quelle. Venivano costruite con materiali vegetali raccolti sul posto con quello che i ricchi boschi allora fornivano. Al centro della capanna c'era un focolare, dove era possibile un caldaro di rame far scaldare il latte per poi fare il formaggio. Al lato c'era una ravazzola, giaciglio improvvisato alle volte sovrapposto, dove era possibile riposarsi. Alle antiche capanne non abbiamo testimonianze visive dirette. Esse si integravano completamente con l'ambiente circostante. È finito il loro uso, essendo materiale organico. Una volta abbandonato, il tempo faceva il suo corso, il lavoro realizzato da Mario Pagliucchi, Matteo Pagliucchi e Loris Nezza. Eccola qua. Ugallaro, conosci? Chi? Ugallaro. Spiegati che è. Arcallaro, lo so, era quello dei rami, Arcallaro. Ah, certo. E questo invece sicuramente era un posto dove dormivano, credo. Che loro dormivano qua. E il fuoco lo accendevano in mezzo alla capanna per non mandare a fuoco tutto quanto. Certo, se piavano a fuoco qui un attimo da casa, mi trovi solo che corre, perché sennò erano cazzi, eh. Ok, capanna dei pastori laziali. Ok, il giro si sta quasi per concludere ormai. Adesso andiamo alle tombe che vengono chiamate le palazzine. Sempre dal pianoro del Cagliolo c'è questo sentiero che scende. Sta tra la capanna e la tomba dei carri. Vedete sto sentiero, c'è scritto tombe le palazzine, lo prendete e vi riporta al sentiero dove stavamo sotto stamattina, quello che poi porta alla tomba del cervo. Poi dopo, invece di andare al cervo, vai alle palazzine. Ok, siamo nella zona delle tombe del palazzo, come si chiamava? Le palazzine, sai, il palazzo delle palazzine. Diciamo, comincia ad esserci qui le prime tombe, ma quelle veramente, il grosso delle tombe sta ancora un po' più sotto, però qui già comincia a starci qualche tomba, vedete? Qui siamo sotto il costone tufaceo, noi stiamo sopra al pianoro e ora stiamo riscendendo la parte più bassa, ecco infatti il fiume che sta qui sotto. Adesso queste sono le prime tombe delle palazzine, della zona delle palazzine. Adesso andiamo a vedere il meglio. Ok. Siamo alle tombe a portico, eccole qua, tombe a portico, guardate che spettacolo, tiè, hanno in pratica scavato tutta la parete tufacea, hanno creato tutte tombe, queste qui tombe sopra sono, oh, non si sale più, si sale da là, mo dicevo, sono comunicanti una con l'altra. Bellissime, mamma mia che roba qua. Queste sono le tombe a portico. Abbiamo rincontrato Dharma, il cane pastore, bellissimo. Tombe a portico. Scegliete casa, va. Vabbè, come vedete, qui, quando viene la piena, ha portato tutti questi detriti qua e ha formato proprio un lago dove dobbiamo passare noi. Questo qua è tutta acqua. Cioè, adesso dobbiamo inventare un'altra cosa. Quindi lì non si passa, l'acqua è più alta fino a sopra le scarpe, quindi andate qui sopra sta parete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tombe inaccessibili a tutti, perché tanto stanno alto. E poi ci stiamo inventando un altro percorso per evitare una specie di diga. Noi attraversiamo il fiume, passiamo da là e poi riprendiamo il sentiero. Quelle quattro tombe che vi ho fatto vedere in alto, guarda, ce ne sono altre. Questa è la zona delle palazzine, la parte bassa. Lì era la palazzina parte alta e queste le palazzine parte bassa. Vedete, infatti ce ne sono tantissime. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 78 non ce l'avamo alle spalle. Ecco qua, vedevo che è questa. Le palazzine, infatti, tombe del VI secolo avanti Cristo. Il nome di palazzine è stato attribuito dalla fantasia popolare a due grandi tombe a seminato, caratterizzate dalla presenza in facciata di porte allineate che danno accesso ad altrettante camere funerarie con soffitto a spioventi e letti per la deposizione dei defunti scolpiti nella roccia. O io quando leggo svelto, c'ho sto cazzo di vizio, mi dispiace, ma poi mi impappino. Dopo buoni.
Lo vedete Ferruccio? Ride perché è contento, eh? Ok, giretto finito della necropoli di Barbarano, il parco del Marturanum, Marturanum, quindi 7 km e mezzo, 3 ore e 55, siamo all'area picnic del Caiolo dove abbiamo lasciato la macchina e quindi niente, vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbassa la Lazio. Thank you.